aveva recintato la proprietà con la corrente elettrica a 220 volt. Un agricoltore di Olmo Gentile nella Langa Astigiana è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali dopo che un cane da caccia è morto fulminato per aver toccato il filo di recinzione che aveva steso per difendere i campi dai cinghiali. È accaduto ieri pomeriggio nei pressi del Cascinale. Il padrone del cane, un cacciatore della zona, ha presentato denuncia ed ha chiesto il risarcimento dei danni. Solitamente si stendono fili o reti di recinzioni per proteggere gli allevamenti, greggi, mandrie o cavalli e si innesta corrente a basso voltaggio. Al contrario, l'agricoltore di Olmo Gentile, volendo difendere le colture dagli ungulati, ha pensato di inserire corrente a 220 volt che è stata fatale per il cane del cacciatore. La fiera del Rapulé di Calosso d'Asti si conferma una delle manifestazioni di punta dell'Astigiano. Sabato e domenica scorsa, nonostante il maltempo, sono state migliaia le persone che non hanno voluto mancare al percorso enogastronomico fra i Crutin. Centinaia di pullman si sono inerpicati in paese a 395 metri d'altitudine, molti dei quali provenienti da fuori provincia e regione. Il Rapulé un tempo rappresentava la chiusura della grande vendemmia quando si passavano a raccogliere i grappolini lasciati tra i filari perché non ancora maturi. Praticamente con il Rapulé si chiudeva un anno di lavoro fra le viti ed era dunque l'occasione per festeggiare e preparare un l'autopranzo. La fiera di Calosso è una rappresentazione molto raffinata di questa usanza. I visitatori si ammassano nei punti di raccolta e cambiano la valuta con una moneta speciale, i crutin. Da quel momento, muniti di bicchiere e tasca portabicchiere da appendere al collo, possono visitare le antiche cantine e consumare i piatti della tradizione contadina. Quelli più caratteristici direi che sono la classica finanziera proposta dalla nostro Proloco e il classico minestrone che insomma più tipici di così si muore. Quest'anno abbiamo un piatto nuovo che non avevamo, due postazioni nuove, in una si propone il vitello tonnato, anche questo facente parte della tradizione gastronomica del nostro territorio, e il bollito proposto dal Proloco di Cossano Belbo. Colgo l'occasione, parlando della Proloco di Cossano Belbo, per citare anche altre Proloco che fanno parte di questo nostro circuito, ad esempio quella di Boglietto di Castiglione d'Asti, quella di Motta di Castiglione d'Asti e quella di Santo Stefano Belbo, che in qualche modo collaborano con noi alla promozione delle tipicità delle nostre colline, che non sono ovviamente una risorsa soltanto di Calosso, ma sono risorse che fanno parte di un territorio complessivo e che in qualche modo dobbiamo tutti insieme sinergicamente offrire e far conoscere. Calosso, la Fiera del Rapulé è una bellissima manifestazione che ci lega al territorio. Il Rapulé è il fine della vendemmia, la festa per tutti i piemontesi, la festa dei nostri nonni, la festa dei nostri genitori e oggi credo la festa di tantissimi turisti che vengono in Piemonte, vengono in provincia di Asti. E per oggi da Asti è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.